Gianni Monchiero and his dogs Lady and Vicky are on the hunt for rare and precious fungi. Fresh white truffles. Tartufo bianco molto particolare nel suo aroma e poi è di Alba, è unico nel suo genere. Possiamo anche dire un'altra cosa, non è che gli altri tartufi, perché è Alba e vuol dire tutto l'Appennino centrale dell'Italia, non siano buoni. Il tartufo bianco d'Alba ha il suo sapore particolare. Ogni regione ha il suo tartufo con il suo sapore. The underground mushroom from Italy's Piemonte region is the most prized by connoisseurs and Michelin-starred chefs around the world. 1 kilo can go for upwards of 3,000 euro. At an auction this year, a 900-gram white truffle was sold for 100,000 euro. Unlike other truffle variants, the white truffle cannot be farmed. It must be sniffed out. La ricerca del tartufo, della tradizione della mia famiglia, appartiene dal 1880. Io sono la quarta generazione. Io sono 55 anni che vado per tartufi e conosco bene le aree. E vedi che qua abbiamo un bastone e andiamo a indicare al cane più o meno, cioè dove presumiamo dove si trova il tartufo. Andiamo a indicare e lui si concentra molto di più e ci dà il suo supporto olfattivo. White truffles were not always Piemonte's most coveted culinary prize. As recently as the mid-20th century, most high-end chefs had in fact never even tasted the delicacy. That all changed thanks to a man named Giacomo Mora, a shopkeeper who envisaged the truffle as a symbol of good taste, a brand that the entire world should embrace. An unbelievable marketing campaign at those times when no one knows what marketing was. He started to send the best truffles of the year to some of the most important women and men around the world, as the President of the United States of America, the President of the Italian Republic, or to Winston Churchill, or to Marilyn Monroe. He thought that the Alba White Truffle could be the best ambassador of the year all around the world, and it was right. For 90 years, a festival in the town of Alba has celebrated the white truffle's significance to the region. Last year's festival welcomed around 120,000 visitors. This year, however, the festival was forced to move online due to the second coronavirus wave sweeping across Europe. But innovative ideas have nevertheless allowed shops to continue their sales. Quindi ci siamo preoccupati, dato che per il consumatore è molto importante poter sentire il tartufo, il profumo del tartufo, per capire la qualità, il pregio del tartufo. E allora abbiamo cercato un modo per consentire di sentire il profumo e nello stesso tempo farlo in sicurezza. Il bicchiere ha un coperchio che ha dei piccoli fori che impediscono, non permettono comunque alle goccioline di entrare, e ha al centro la possibilità di premere in maniera da far uscire, come una piccola pompa, di far uscire il profumo. Truffle hunters like Gianni Monchiero remain unfazed by the coronavirus pandemic. For him, the only thing that has changed are his shipping requests. Il consumo non c'è problema. Difatti ho degli amici che lo chiedono in Germania, chi lo chiede in America. Giovanni, hai due tartufi. Non possono venire a mangiare ad Alba, se lo fanno mandare a casa. But of course for some, they still taste best fresh on site.